cercano di fare i conti con il coraggio della paura, e questo è quel che succede adesso. E poi se c'è una chiamata urgente si prende su e ci serve lo stesso. E scusi tanto se non è niente. Hai sentito la canzone, no? No? Sono morti proprio per il signoraggio bancario, quello che denunciava Auriti, quello che ha fatto finta di denunciare Grillo, che è stato allievo di Auriti, ha fatto un intero tour nel 98, Apocalisse Morbida, in cui spiegazzava le teorie di Auriti, si è guadagnato un bel miliardo di lire e dopo di che ha tradito Auriti, come i cinque seghe, no? Cinque seghe che non solo tradiscono Auriti, tradiscono tutto, ma il 20 settembre vogliono che voi votiate a favore del loro referendum piduista e fascista, perché Mussolini la prima legge che fece fu ridurre a 400 i deputati, ridurre i parlamentari esattamente come vogliono fare i cinque seghe. E come punto programmatico principale della P2 era ridurre i parlamentari. 4-5, era più generosa la P2, 450 i deputati dovevano essere. Adesso nessuno ne parla, tutti che parlano di cazzate, la desecretazione di Colao, l'accoliti di quella cagata di commissione. Il 20 settembre si voterà a favore o contro il taglio della rappresentanza parlamentare italiana, che già adesso conta poco, perché grazie anche ai 5 seghe vengono fatti tutti questi decreti d'urgenza, decreti legge, dove l'urgenza di sto cazzo non c'è nessuna urgenza, l'urgenza sarebbe se si va in guerra. Potere esecutivo che fa il legislativo, no? E non c'è neanche la tripartizione dei poteri, non c'è neanche. Allora il legislativo può fare anche il giudiziario, allora il giudiziario fa l'esecutivo, perché poi non manca il quarto potere, quello di Auriti, il potere monetario, che nessun cazzo di padre costituzionalista dei miei coglioni ci ha messo dentro la Costituzione, perché manca il potere monetario, il potere di mettere moneta non a debito, come diceva Auriti. Comunque la situazione è questa, qua tutti i mass media parlano ancora di questi numeri da ritardati, di questa pandemia da ritardati, del cazzo, ancora dicono tolto concentrato, è un'influenza che anche d'estate, cioè l'aria condizionata c'è l'influenza anche d'estate. Tutti sti ritardati. Cioè l'unico numero che contava era il numero di posti in terapia intensiva occupati, perché grazie a questi esecutivo di ritardati, tutti gli esecutivi anche precedenti hanno ridotto rispetto alla Germania a zero, abbiamo zero posti di terapia intensiva, e ancora parlano di questi numeri da coglioni con cui hanno fatto due coglioni così da febbraio, per non parlare del fatto che il 20 settembre si voterà il referendum pro o contro il taglio della rappresentanza parlamentare. Intere regioni verranno rase al suolo, non hanno rappresentanti parlamentari. Quindi votate no a sto cazzo di referendum. Se votate sì, voi siete come la P2, siete come Mussolini, siete come 5 Seghe, siete come Casaloggia. Scegliete voi cosa votare, votare sì o votare no. 20 settembre c'è sto cazzo di referendum perché vuole ridurre la democrazia in Italia. Fate voi, vedete voi. Siete normali o se siete come diceva Martin Luther King, che è la feccia della società, la maggioranza della società, quella che sta zitta di fronte alla violenza verbale dei pochi.